L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Buongiorno Alba. Buongiorno. Come andiamo? Molto bene. Marcello sempre un po' meno bene di noi. Domani però ma forza. Ma come mai? Marcello, faccio come durante il film La dolce vita. Proprio lui. Anita Ekberg cercava Marcello, io voglio Marcello. Però c'è Angelo Babi, splendido, con tantissime notizie. C'è Angelo, ma non Buongiorno. C'è Marcello. Non c'è Marcello domani, speriamo veramente che possa porre fine questa influenza dei suoi... Lo so, ma questa influenza è dura, me lo dicono tutti. Sì, veramente una delle più brutte degli ultimi anni. Me lo dicono tutti, che Marcello sia vittima di questa influenza mi duole moltissimo. Maledizione. Comunque tante notizie da commentare con te, Alba. Non so se tu vuoi fare un punto su qualcosa che ti ha colpito. Intanto c'è l'iPhone che sentiamo. Presenti un telefono. Ecco, di che stai facendo un'intervista. Aspetta un secondo, perché devo dire a una persona che ci vediamo domani a mezzogiorno a casa mia, per esempio. Che fortuna. Perché faremo un servizio che non vi posso dire. C'è un'esclusiva per un giornale importante, per un evento importante. Ma ci sentiamo dopo, perché io sono al telefono in una diretta radio che faccio tutti i giorni. Caro Riccardo, ci sentiamo tra poco. Ciao Riccardo. Ecco, perfetto. Riccardo. Hai un tuo punto, qualche notizia che ti ha colpito? Guardando ultimo sollecito prima della consegna e dal recupero credito. Signora, nonostante la fattura, il sollecito, 104 euro, di chi stanno parlando? Stavo guardando le notizie del telegiornale. Ah, stai sul TG, no, il TG no, tienilo basso. Allora andiamo sulla televisione, perché si riuniscono, che bella in questa foto che è Cristina, le sorelle Parodi. Cristina Parodi dice addio al TG5, farà coppia con la sorella alla 7, insieme in ma un programma... Ma voi sapete che sono mie cugine? No. No, non sapevamo. Questo è uno scoop, caro, eh? E perché non ce l'hai detto prima che la Parodi? Perché volevo tenervela per oggi questa notizia. Ma oggi sta sui quotidiani, dacci l'anteprima, facevamo lo scoop. Ma veramente? Che cosa faranno alla 7 le sorelle Parodi? Allora, programma pomeridiano, poi l'aspetta Mentana, quindi evidentemente potrebbe andare bene, anche in conduzione. Ma è una bella notizia questa, eh? Sì. Per ora non è dato sapere la ragione, al momento l'affare è ancora segreto e trapelano solo indiscrezioni. Cristina condurrebbe un programma pomeridiano un po' in stile Verissimo d'un tempo, che la rese famosa sul canale 5, e lo farebbe assieme alla sorella Benedetta Parodi. Beh, che attualmente è una gran bella notizia. È una bella idea, sì. Una bella idea, davvero. Si parla idea di... geniale, ma poi è sempre un pezzo della mia famiglia, quindi io sono contenta, perché voi forse non lo sapevate, ma sorelle Parodi sono mie cugine, non è che siamo cugine di primissimo pelo e grado. Astre. Però siamo cugine. Ma vedi un po'. E quindi facciamo come le Carlucci, che sono 600, noi riempiamo la televisione piena di talento, di bellezza, di simpatia. E sicuramente allora presto sarai ospite di questo nuovo contenitore attualità, cronaca bianca, rosa e l'immancabile cucina. E questo è il progetto per ricostruire il pomeriggio di La Sette. Io mi auguro che anche Canale 5 rinnovi un po' il suo pomeriggio, che francamente mi sembra un po' fiacco, con me per esempio. insomma, anche perché là si va... Potrebbe farsi venire questa idea, la panicuccia a me tutto sommato non mi dispiace. Spero che però le trasmissioni del pomeriggio allentino un po' la morsa della cronaca nera, perché francamente lo trovo un po' opprimente, posso dire? Sì, arrivi proprio la sera stanco, sfinito. Dimmi come sono andate le trasmissioni di ieri sera, per favore, che poi c'è... io adoro parlare di televisione. E poi la pane. Gente ti chiede, vuole sapere i tuoi giudizi, e qua c'è, e ne sono successe, Angelo, se ne sono successe, vai. Allora, siamo prontissimi, cara Alba, la serata l'ha vinta Maria di Nazareth. Maria di Nazareth è la seconda e ultima parte di questa miniserie, 8 milioni e 300 mila spettatori, ha fatto il 29,5% di share. Beh, doveva essere una gran bella fiction. Devo dire che comunque il tema Maria di Nazareth è sempre attuale, ma la Madonna credo che sia ancora oggi, nonostante tutto, nonostante tutti siamo abbastanza increduli, una delle figure più emblematiche della storia del mondo, voglio dire, quindi chi non si appassiona al destino di una madre così infelice e però così importante, quindi poi doveva essere una bella fiction, si vedeva anche dalle... tra l'altro, che sono curiosa di vedere Nero Wolf, quando è? E non lo so, ma ce lo stanno spiattellando in ogni dove. Devo dire che ha questo prossima settimana anni 30, no, che a me piace molto.
Non è prossimo. E poi andiamo avanti. Comunque 8 e 4 prossimamente. 8 e 4 comunque è andato straordinario. Andiamo non avanti. Male. Per quanto sì, riguarda 8 e 4 ho finito. Sì, migliori. Sono un'enormità, ve lo tanti. Posso dire, un'enormità. Proprio tanti. Sotto questo punto di vista, Caralba, non è andato male, nemmeno scherzi a parte, su Canale 5, la prima puntata con Luca e Paolo, quasi 5 milioni e il 20,8. No, non è andato male per niente, in considerazione del fatto che ci aveva contro un 8 milione della Madonna, voglio dire, della Madonna in tutti Inteso... i sensi, nel senso che veramente andare contro una cosa del genere... significava una strage per chiunque, invece Luca e Paolo, che io trovo fantastici perché a me piacciono tantissimo, mi piace ieri sera di non aver visto la televisione, però era fare una conferenza a Varese, tra l'altro con persone che avevano problematiche legate ai parenti malati di malattie mentali, per cui mi è sembrata una gran bella serata, c'era tanta gente, mi sono divertita, non è la parola giusta, però è stata emozionata. Una bellissima, affascinantissima serata, sì. E poi raccontatemi il resto della serata, chi c'era? C'era su Rai 2 il film 2012, che ha fatto comunque 2.200.000, 8%, 8,3%. Ma come, ieri sera erano tutti a casa, non c'era nessuno fuori, c'ero solo io fuori. Ma pensate, no, ma poi sto film... come dice una mia amica, non andare in giro ci sono solo le malattie, quindi voglio dire, ieri era una di quelle serate. Che tristezza però, 2012 fu pubblicizzato tantissimo al cinema, vero. E adesso arriva in prima... TV su Rai 2, ma uscito nel 2009. E d'altro canto, invece, per quanto riguarda Italia 1, la serie TV CSI Scena del crimine ha realizzato l'8,09%, 2.300.000. Ma anche perché ci sono crimini a tutte le ore oramai, quindi non ci interessano più, hai capito? Crimini il pomeriggio, crimini la sera, crimini dopo cena, crimini alle 2 del pomeriggio, crimini scusate Melania Rea, con tutto il rispetto, voglio dire, per la sua tragedia e tutto quanto, io francamente solo a sentire, faccio come faccio con altri, oramai i personaggi dei crimini sono diventati come certi personaggi televisivi, si cambia canale perché uno non ce la fa più. E poi su Rai 3... io alle volte penso che siano i conduttori che uccidono per avere qualcosa di fresco di cui parlare, perché veramente non onestamente io trovo che quello che si è detto, adesso fate sì che i giudici facciano il loro lavoro, ci sarà un processo e basta. A proposito di uccisioni, su Rai 3 presa diretta sulla morte di Gheddafi ad un anno dei primi bombardamenti della NATO, ha raccolto 700.000 spettatori, 2,59%. Di Gheddafi non gliene frega più niente a nessuno, anche perché tutti sanno chi l'ha ucciso, anche se sui figli ancora non è stata fatta proprio una grande chiarezza. Voi lo sapete che tra 3 giorni mio figlio fa 30 anni? Attenzione, ma auguri. È un figlio estraneo, uno degli rari casi dove il figlio è più vecchio della madre. È vero, è vero, questo possiamo confermare perché Alba è stata qua. È vero? Ma come è potuto succedere? Non lo so, il curioso caso di Alba Parietti, ci fecero un film su Benjamin Button. E... come Nero Wolf, esatto. Bisogna risolvere questo caso intricato, esatto. Per cui io ho un figlio più vecchio di me. Ma vive strano, con te? Ma vero? Io smetto da quest'anno di fare il compleanno, ve lo dico, a 50 sono e 50 restano. Ma sì, basta. No, ma non è neanche più divertente fare il compleanno. Ma no. Infatti sì. Ma invece ditemi qualcosa di qualche gossip, diciamo, legato a quello che volete voi. No, prima ti dobbiamo dire che tiene sempre lui, c'è la seconda parte, quindi vogliamo completare gli ascolti su Rete 4, Angelo. Come dai. No, Rambo 2 La Vendetta, sempre 1.800.000, 6,55. E noi ci teniamo, a dirlo. No, e invece c'è quest'altra notizia per quanto riguarda la televisione, l'avevamo anticipata con te un paio di settimane fa, adesso è ufficiale, Grande Fratello fermo un anno. Ecco, questo mi sembra una gran bella notizia, anche due magari. Sì, perché ha parlato Paolo Bassetti, presidente di Endemol, che ha detto la stagione numero 12 ha prodotto risultati prevedibili, il Grande Fratello va ripensato, faremo almeno un anno di stop. Ecco, così dateci tregua. Quindi fateci, sei d'accordo? Respirare. No, ma anche perché quest'anno hanno veramente esagerato, veramente esagerato. Da che punto di vista? Seguito? Da che punto di vista l'hanno esagerato? Che c'è stato di più rispetto agli altri? Ma no, io francamente, allora, sarà che in qualche maniera non riesco ad appassionarmi più a questo tipo di programmi. Io l'unico reality che seguo ancora, vi dico la verità, è l'Isola, perché mi diverte. Ma mi diverte perché succedono delle cose, perché i personaggi all'interno sono anche personaggi, per esempio quest'anno a modo loro c'era una lotta di titani, no? Cioè gente che se l'è cavata nel mondo dello spettacolo per 20 anni anche senza avere magari nessuna qualità,
e senza fare nomi, però ce n'erano tanti, sì, no? Sì. Però è proprio questo il fatto, che dici come hanno fatto questi a sopravvivere, e lo vedi bene, perché capisci. Poi è bella pure la location. Tutto sommato un gran talento, perché sì, per esempio il Mago Thelma, io non l'avevo mai visto in azione, non è scemo, no? Malgioglio fa ridere, insomma, e così via, ce n'era per tutti i gusti. E quindi mi divertiva vedere questo diciamo incasinamento di personaggi, poi l'isola, Luxue è stata una bellissima sorpresa, è stata molto brava, Savino se l'è cavata, insomma, ma il Grande Fratello per me, come, non so, come avere la televisione sul morto, ti ricordi quando si rompeva la televisione che ti mettevano il... come si chiama, le trasmissioni riprenderanno appena possibile. Il segnale, sì, come no. Cioè io non vedo differenza tra questi personaggi, sono per storie illusorie, cioè nel senso che io vedo che da questi reality poi vengono fuori delle forme di disperazione di gente che si illude per un attimo di aver trovato il successo e creano dei mostri, francamente, perché poi è gente che molto spesso, tranne Patrick per esempio, che io invece trovo che sia divertente, mm-hmm, e infatti ha fatto la differenza, no? Perché invece si vede che è uno che fa spettacolo, che è abituato, che sa movimentare, che ogni giorno si inventa una cosa, però non era il personaggio del reality, era un personaggio infilato dentro per dare movimento. Tutto il resto, con tutto l'affetto e tutta la comprensione, insomma, sono persone normali che poi si vedono catapultate in una realtà che durerà ben poco, che gli creerà delle illusioni e sostanzialmente non porterà nulla di buono nella loro vita, sostanzialmente, perché come dicono gli ebrei, il peggior augurio che si può fare a una persona è ti auguro di avere e poi di non avere, no? Mm-hmm, non c'è dubbio. E quindi per un attimo ha l'illusione. Ma di essere... invece no, questo ci fidiamo di te, perché noi non so assolutamente di chi tu stia parlando, ma invece tu sull'isola quanto tempo sei stata? Io sono stata un giorno. Un giorno solo. Guest star, solamente un come giorno. Come funziona? No. Dico perché non dici ho mai accettato nel corso degli anni. Sì, perché? Perché mi spaventa molto il degrado fisico, sostanzialmente, perché comunque io trovo che ci sia una condizione nell'isola abbastanza, diciamo, poi bisogna essere bravi a sopportarla, a subirla. Per esempio la Marina è stata brava, non pensavo, molto mm-hmm, dura nel sopportare, ma ti porta all'estremo delle foto, perché è vero che non mangiano, se quella è la domanda che mi volevi certo fare, si vede anche molto chiaramente, guarda Marini avrà perso 15 kg, e quindi c'è una forma di degrado fisico, non ti lavi, hai una cosa, cioè, e io francamente questa forma di umiliazione, che trovo che sia tra l'altro una cosa che costa